Ciao a tutti e benvenuti. Oggi studiamo questo bellissimo arpeggio da suonare con il plettro. Si tratta di una tecnica chiamata flat picking e suoneremo con una pennata alternata, cioè alternando sempre il plettro sulle corde in questo modo, attraversando anche più corde. Lo spartito e la tablatura di questo esercizio lo troverete nel corso di chitarra acustica che sto preparando sul sito www.easychitarra.it. Momentaneamente lo potrete trovare nel corso di chitarra blues già presente sul sito. Vi lascio il link in descrizione oppure potete andare qui sulla i. L'esercizio è composto da questi tre accordi: Re minore, Fa maggiore e Do maggiore. Il Re minore e il Fa maggiore li suoneremo sulla quarta, terza e seconda corda. Il Do maggiore sulla quinta, quarta e terza corda. Quindi possiamo evitare di prendere gli accordi estesi in questo modo, ma possiamo limitarci a posizionare le dita solo nelle corde coinvolte. Con la mano destra, come ho già accennato, utilizzeremo sempre una pennata alternata. Quindi a una pennata in giù corrisponde una pennata in su. All'inizio di ogni accordo eseguiamo però una legatura con una corda a vuoto. Nel caso del Re minore, suoniamo la terza corda a vuoto insieme alla quarta corda a vuoto. Eseguiamo poi la legatura mettendo il dito 2 sul secondo tasto della terza corda. Chiamo legatura quello che molti chiamano hammer-on. Quindi pennate in giù, suoniamo la quarta corda e la terza corda a vuoto. Eseguiamo questa legatura. Poi con una pennata in su suoniamo terzo tasto della seconda corda. Risuoniamo il secondo tasto della terza corda, quarta corda a vuoto, terza corda, seconda corda, terza corda, quarta corda e seconda corda. Ripetiamo l'accordo di Re minore. Suoniamo adesso le stesse corde per l'accordo di Fa maggiore e anche per l'accordo di Fa maggiore suoniamo la terza corda a vuoto che poi legheremo con il secondo tasto della terza corda. Questa volta però con l'accordo di Fa suoniamo la terza corda a vuoto ma con il Fa posizionato sul terzo tasto della quarta corda. Eseguiamo poi la legatura, l'hammer-on, sul secondo tasto della terza corda e poi suoniamo seconda corda, terza corda, quarta corda, terza corda, seconda corda, terza corda, quarta corda e terza corda. Cioè le stesse corde che avevamo già suonato con l'accordo di Re minore. Suoniamo adesso il Do maggiore posizionando il dito 3 sul terzo tasto della quinta corda. Suoniamo contemporaneamente la quarta corda a vuoto, cioè un Re. Eseguiamo la legatura suonando il secondo tasto della quarta corda, un Mi. Poi suoniamo terza corda a vuoto, quarta corda, quinta corda, quarta corda. Eseguiamo i tre accordi insieme. Dopo il Do maggiore suoniamo ancora il Re minore. Una battuta intera e poi eseguiamo ancora questo arpeggio, ma solo per mezza battuta. Per poi eseguire queste quattro note. Quinta corda a vuoto, terzo tasto della quinta corda, quarta corda a vuoto, terzo tasto della quarta corda.
per poi riprendere l'arpeggio dall'inizio. Eseguiamo ancora tutto l'arpeggio per poi chiudere con un re minore. Proviamo a suonare tutto l'esercizio lentamente. 1, 2, 3 e 4. Chi ama il fingerstyle e preferisce suonare con le dita può comunque eseguire questo esercizio, suonando con il pollice, con l'indice e con il medio, sulle tre corde coinvolte. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di lasciare il solito like sotto al video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.